love, oh, this is love. Grace is upon us, open your hearts, it is done. Salutations to thee, my Lord, Satguru, to that divine grace and body, to that omnipresence beyond compare, to that Shiva self, Satguru. Offer these salutations to that Satguru who is the core of myself, the embodiment of undisturbed peace without attributes, eternal purity. Oh, Mujiji, you save our lives. Krishna's love, Shiva's wisdom. Satguruji, you save our lives. With the Christ heart, Krishna's love, Shiva's wisdom. Salutations to thee, my Lord, Satguru, to that divine grace and body, to the Supreme Lord Shiva, the pure awareness in the sky of consciousness in the heart. Mujiji, you save our lives. With the Christ heart, Krishna's love, Shiva's wisdom. Satguruji, you save our lives. Krishna's love, Shiva's wisdom. I
offer these salutations to that Satguru who is the core of myself. The embodiment of undisturbed peace, without attributes, eternal purity. Om Mujiji, you save our lives with the Christ heart, Krishna's love, Shiva's wisdom. Satguruji, you save our lives with the Christ heart, Krishna's love, Shiva's wisdom. With the Christ heart, Krishna's love, Shiva's wisdom. Salutations to thee, my Lord, Satguru, to that divine grace and body. Leave each day behind like flowing water. Free of sadness, yesterday is gone, its tale is told. Today new seeds are growing. The time has come to turn your heart into temple of fire. Your presence is cold, hidden in dust, to reveal its splendor. Burn in the fire of love. Leave each day behind like flowing water, free of sadness. Yesterday is gone, its tale is told. Today new seeds are growing. The time has come to turn your heart into temple of fire. Your presence is cold, hidden in dust, to reveal its splendor. Burn in the fire of love. The time has come to turn heart into a temple of fire. Your presence is cold, hidden in dust, to reveal its splendor. Burn in the fire. Burn in this fire of love. Burn in the fire of love.
fire of love.
Om. Namaste, benvenuti a tutti al Satsang oggi qua a Rishikesh. E fatemi dire anche un grande benvenuto a quelli che sono con noi tramite broadcasting, così che possano avere l'esperienza del Satsang live qui con noi a Rishikesh. E quindi benvenuto a tutti presenti qua e tramite il web. Guardando e vedendo che ci sono tante persone, tanti esseri che sono insieme così in questo modo, not all beings at one time will have this urge arising within them. Non tutti allo stesso tempo avranno questa urgenza sorgere dentro di loro. Fa parte del tempo e del gioco della coscienza. Siamo qui. E le forze che determinano che tutti questi corpi, questi esseri, si riuniscono in questo tempo, nello stesso tempo, gratitudine a quel potere che fa in modo che satsang avvenga per quegli esseri nei cui cuori c'è la chiamata per questo. Questa è una grande opportunità per svegliarsi al miracolo dell'esistenza, alla gioia eterna, alla nostra vera natura. Profondamente questa chiamata è sentita dentro di noi, è allo stesso tempo l'urgenza per andare fino in fondo, per completare questo viaggio verso la trascendenza. Nessuno lo può dire. Vediamo. Quindi benvenuti a tutti al Satsang oggi. Molto bene. Ci sono un po' di mani in fondo. Venite in fila, mettetevi in fila e potete venire tutti qui. Guruji. È già passata una settimana e sento che devo venire e mettere me stesso in questa pentola con te. Non voglio dare nessuno spazio, perché ci sono delle forze che vogliono mandarmi lontano da te. Alcune cose sono vere, altre no. Voglio illuminare questo. Questo non è veramente quello che c'è dentro di me. Io provo e faccio il mio lavoro per indagare, per guardare, ma fino ad ora non ho realmente trovato lo spazio dove posso rilassarmi, dove posso rilasciare tutto. Facciamolo adesso, dice Muji. Sì. Perché io presento l'inquiry, l'indagine del sé, nella più semplice forma, in cui sento, se quell'apertura è lì, tu sei legato a riconoscere a cosa sta puntando, e per riconoscere che dove sta puntando è da dove sta indicando e da dove veniamo. Quindi possiamo dimostrare questo subito. Qual è lo scopo dell'indagine? Ancora enfatizzo l'importanza, l'immediatezza, il potere. Di in qualche modo svelare, forse prima il falso, per esporre il falso,
per prevedere che anche quando il falso è esposto c'è uno spazio che non è toccato, che... e mi riferisco a quello spazio, tu, è dove sei tu, e ti chiedo di vederlo. Tu dici che hai praticato l'indagine per un po' di tempo. Che cosa hai capito finora di questo? Qual è la tua difficoltà? Perché è ancora meramente una pratica? Parlami un po' di questo e vediamo da dove possiamo cominciare. Posso vedere che è ancora la mente che realizza l'indagine. Tutto ciò che accade. È in qualche modo invisibile, non posso sentirlo, toccarlo. Dici che durante l'indagine è chiaro che c'è uno spazio che non è intaccato dall'indagine. Quando siamo insieme in questo spazio, mettiamo la nostra attenzione. Cerchiamo di porre la nostra attenzione come se Muji stesse parlando a noi stessi, includiamo noi stessi, non sta parlando solo a lui. Tu potresti essere quello che... chiunque ha le orecchie per sentirlo, tutto ciò risuonerà dentro di te, non sto parlando a un'altra persona. Quindi nell'inquiry, nell'indagine, posso vedere che c'è uno spazio, e per spazio non intendiamo solo spazio, ma c'è una sorta di reame, un'intelligenza che non è disturbata da qualsiasi cosa appaia all'interno della mente. Tutto ciò viene visto. Diciamo sempre qualcosa, ma non è tangibile. Quindi l'indagine va, la voce va, l'indagine va avanti, la voce va avanti, queste sono percepite. Anche se tu senti, ok, cosa sto cercando qui? Iniziamo. Anche se le parole arrivano, esse sono percepite. È così ovvio, l'unica ragione per cui ci grattiamo la testa su questo è perché non ti sei mai interrogato su questo. È così naturale, così semplice, che la mente inizia a vedere, ok, devo andare dietro. No, è naturale. Anche gli occhi che strizzano vengono visti, no? Le sensazioni del corpo vengono viste, la funzione dei sensi, se la tua attenzione è girata verso di loro, se dico fai attenzione a ciò che gusti, tutto viene percepito. Anche il tuo tentativo di trovare la verità viene percepito. Il tentativo, il desiderio di trovare il proprio sé, anche questo desiderio, e colui che apparentemente ha questo desiderio, non è anche questo percepito. Prima l'intenzione viene sentita, voglio, qualsiasi cosa Muji stia parlando, qualsiasi cosa ho letto nei libri, sono venuto a Rishikesh per farne avere la mia esperienza di questo, non solo leggere libri, no. Questo deve diventare la tua esperienza. Quando parlo con te o qualcuno parla con te, non dici, se leggi questo libro o se vai a guardare questo video o se ascolti questo audio, no. Tu puoi dire, posso dirti, perché sorge dalla tua stessa esperienza, non dalla tua opinione.
perché anche possiamo parlare dalle opinioni, ma questo viene dalla tua esperienza. Quando parli dall'esperienza significa che puoi guardare in diversi modi. Se ho un oggetto di fronte a me posso guardarlo così, così, cos'ha, ma se mi chiedi cosa c'è dentro te lo faccio vedere, non devo farti vedere cosa ne penso, perché la cosa è qui davanti a me. Nello stesso modo sei capace di rispondere da ogni modo di domandare, ogni maniera di domandare. Se cammini attraverso un sentiero per arrivare alla cima della montagna, cammini su un sentiero, ma una volta che sei sulla cima e ti torni indietro e ti giri, puoi vedere tutti i sentieri. Nello stesso modo, la tua esperienza deve passare il test, di guardare e vedere. Quindi tu dici: sono consapevole della mia intenzione, dei miei pensieri, anche della domanda: chi sono io? Mentre sorge, appare già di fronte a qualcosa che è già lì. È corretto abbastanza o no? Devo sapere che non vi state addormentando. In questo gruppo deve esserci qualcuno che è così allerto che se un'opportunità di risvegliarsi arriva oggi devi essere tu. Questo tipo di attenzione, di chiarire. Tu dici, anche l'indagine che va avanti appare in questo spazio. Come fai a dirlo senza l'autorità del tuo stesso riconoscerlo? Quindi parli dello spazio, ma lo spazio, che cosa puoi dire sullo spazio? Non sono sicuro se... Se cosa? Dimmi. Non vedo uno spazio. Io cerco per un oggetto, forse questo è l'errore. Quindi, dice Muji, chi sono io? Perché quasi tutte le domande sono domande oggettive. Qual è la dimensione di quello? Quanto alto sei? Tutte le domande possono essere soddisfatte con risposte oggettive e questo è il tipo delle nostre interazioni, ma qui in questo caso non stai indagando sull'oggetto ma sul soggetto, e questo soggetto è il soggetto dei soggetti, è un soggetto tale che tu che indaghi su questo appari come un oggetto all'interno dentro di lui. Tu credi di essere il soggetto e che l'indagine del sé è lo strumento per portarti verso uno scopo che è la conoscenza del sé, l'illuminazione. Credi nella realtà di te stesso come un'entità che sta cercando di trovare la domanda giusta con l'aiuto giusto per trovare, per scoprire. Ah, questo è quello che sono. Credi fermamente che te stesso, nella posizione presente, è il fatto del tuo essere? Che sta cercando per il super fatto di se stesso. Questo è reale in qualche modo, ma non completamente reale. In questo modo la mente viene inclusa, perché la mente è sempre stata presente e partecipa in tutte le nostre ricerche. Ci fa sentire sicuri di quello che abbiamo conosciuto, come se avessimo una realtà oggettiva su questo che possiamo misurare. Possiamo avere lo stesso approccio o no nella indagine del sé? Cosa significa indagine del sé? Non è indagare in qualcos'altro, ma indagare nella natura
dell'indagatore, di chi la fa. Quindi questa domanda è molto viva dentro di me. Posso vedere cosa è oggettivo nella mia percezione, posso percepire pensieri. E la domanda che sorge è anche percepita, ma non posso percepire da dove viene, non posso percepire il terreno da dove viene. Ma anche la parola terreno è qualcosa di quantificabile, dice Muji. Possiamo trovare un terreno da dove arriva o dobbiamo cambiare la parola terreno in sorgente? La mente allora dirà, allora cerchiamo la sorgente e cercherà di creare un'immagine su questo, perché è l'unico modo per produrre qualcosa che sembra una risposta. Quindi dopo migliaia di anni troviamo il sé ed è rosa, è rotondo e brilla. Vogliamo qualcosa così? No. Se troviamo il sé e ha qualche qualità, allora a un certo punto tu dirai, in realtà non può essere così, perché io sono qui per trovarlo. Vedo che non ho risolto chi sono, la domanda su chi sono io. Può essere una domanda, ci può essere una risposta oggettiva a questa domanda? No. Qual è il punto della domanda? Non riesco a trovare il terreno, quindi metto qualcos'altro. Tu non ti sei interrogato su te stesso, perché assumi che tu sei nel centro. Tu pensi che la tua misura sia affidabile, la tua identità fissa è fissa nella posizione della persona, in quello che apparentemente sta facendo l'indagine del sé. Mettiamo un po' di attenzione su questo, perché qui comincia a diventare un po' più nebbioso per la mente. Colui che sta portando avanti l'indagine assume l'importanza della sua realtà, pensa che andrà a trovare una realtà più grande che lo potrà liberare dalla sua stessa instabilità. Pensa questo. Qui è dove voglio che tu veda. Colui che sente sto cercando per cercare la verità è questa voce, è vera. Colui che dice sto cercando, voglio risvegliarmi al mio vero sé, è questo personaggio è vero o no? Tu potrai sentirti confuso qui, non sai se stai credendoci o facendo finta. È la stessa voce, come facciamo a capire chi sta parlando? Sappiamo solo la parola? Sappiamo solo che la parola viene detta e assumiamo un'identità dietro di lei. Muji, sto cercando la verità per 30 anni, non posso andare avanti così. Voglio aiutarti. È la coscienza che sta giocando il ruolo del cercatore della verità nel dominio della relatività, della molteplicità, della dualità, della funzionalità, del fenomenale. Nel reame dell'esperienza c'è un io, un te, un Dio, un diavolo, un paradiso, un inferno, vita, morte. Questo è nel reame della fenomenale, nel reame della conoscenza cerchiamo di trovare la sorgente della conoscenza, ma la sorgente della conoscenza che è dentro di te non può essere trovata fino a che tu credi nella tua realtà come una parte della conoscenza.
Ah, non so se sto facendo... Pensavo di... Volevo spiegarle in modo semplice, ma non so se... È come se vuoi vedere la tua faccia e ti do uno specchio e tu mi chiedi come funziona questo specchio? Qual è la tecnica di come usare questo specchio? Arriva con delle istruzioni? No, io ti dico guarda e stiamo guardando. Ricordati, alcuni giorni fa io usavo questo esempio di una frase di San Francesco d'Assisi: quello che tu stai cercando è già ciò da cui tu stai guardando. Cosa stai cercando è da dove tu guardi. La gente non capisce questo. Ma mi piace questo, mi sarebbe piaciuto scriverlo, ma l'hai capito? È un grande indizio. Perché non ha funzionato? Tu dici, posso vedere, in pratica puoi vedere tutto, oggetti e non oggetti, puoi vedere ciò che appare, ma è difficile vedere ciò che sparisce, a meno che in una frazione di secondo c'è qualcosa con cui paragonarlo. Una volta stavo tagliando una siepe nel mio giardino e c'era una siepe che era fuori, che era troppo grande. E un giorno l'ho tagliata ed è caduta giù. E adesso guardo la sua assenza. Prima stavo guardando la sua presenza. In questo momento ho potuto vedere la sua assenza. Un amico è arrivato dopo 5 minuti per il tè e mi hanno chiesto: cosa stai guardando? Perché stavo guardando lì, mi stavo divertendo, mi stavo gioendo dell'assenza. Sono sicuro che hanno pensato: cosa hai bevuto? Ciò che stavo notando in quel momento era l'assenza, perché conoscevo la presenza. Loro non potevano vedere l'assenza perché non conoscevano la presenza. Quindi puoi vedere... solo in quel momento puoi vedere la sua assenza. Tu dici: io vedo, posso vedere i pensieri, posso vedere anche l'indagine e l'intenzione di fare l'indagine. Posso vedere, sono arrivato ad ammettere che posso vedere la mia intenzione di meditare, posso percepire lo scopo della mia meditazione, posso percepire la mia identità come un meditatore. Chi sta guardando tutto questo? Se l'intenzione o lo scopo della meditazione ha successo, chi lo saprà? È colui che è qui anche prima che l'intenzione di meditare inizi. È troppo facile. Non c'è fiducia nell'ovvio, non c'è fede nell'ovvio. Vuoi avere un risultato che è diverso. Non è la domanda, non è la risposta, è aggiustarsi ad essa, è sistemarsi nella domanda. Tu sei la risposta che stai cercando, Ma con il nostro presente senso dell'identità, noi abbiamo identificato la nostra limitazione. E sentiamo che il nostro investigare si ferma qui, nel nostro
piccolo spazio del me. Più del me, del io non so. E qui parla il condizionamento. Vuoi avere la conoscenza, ma tu sei il conoscitore della conoscenza e dell'ignoranza. Perché non significa niente? Forse dobbiamo ritornare a questo. Qual è la tua intenzione mentre indaghi? Questo è per te. Of course that everything disappears, including that everything disappears, including the inquirer. Se tutto scompare. That's the intention or that's the experience? No, the intention. Questa è l'intenzione o l'esperienza, dice Muji? No, questa è l'intenzione. Chi sa che non era lì dall'inizio? Quello deve essere stato lì dall'inizio. Se tu dici qualcosa non era lì dall'inizio, tu devi essere stato lì dall'inizio per vedere che qualcosa era assente all'inizio e poi è apparso. Quindi quale altra abilità avrai per sapere questo? My words are very simple. Le mie parole sono molto semplici. I am not a professor. Non sono un professore. Molto semplice quello che vedo. Hai detto che tu, che il motivo, l'intenzione della tua indagine è che tutto dovrebbe sparire? Sì, per arrivare a uno spazio fermo. Lo sai in che modo spariranno? Perché le tue frasi possono essere giuste, ma solo in questo modo. Perché c'è una frase famosa che appartiene al tempo di Ramana. Quando il mondo viene visto, il sé non viene visto. Quando il sé viene visto, il mondo non è visto. How does that speak anything to you? Does it say something to you? Ti dice qualcosa? When the world is seen, the self quando il mondo è visto, il sé non è visto. Ma tu dici, non so se voglio che il mondo scompaia. Intendo, dovresti scambiarlo per qualcosa di veramente bello, non è attraente per cercare di qualcosa che causerà la scomparsa del mondo. Voglio trovare qualcosa e ancora vedere i miei bambini, essere capace ancora di aprire il mio frigo, essere capace di guardare la TV, o devo sbarazzarmi di tutte queste cose? O neanche sbarazzarmi, ma per l'opportunità di poter vedere il sé, che non puoi vedere il sé come una cosa separata da te stesso, e il mondo sparisce. E quindi? Cosa succede? Divento un Buddha di pietra? Questo deve essere riconosciuto. Quando il mondo viene visto, viene preso per vero, prendere il mondo per reale, come reale, ti acceca verso la realtà del tuo sé, del sé. Quando la realtà del sé è conosciuta, la realtà del mondo diventa un'illusione. Ma l'illusione, forse alcune persone non vogliono sapere che il mondo è un'illusione, non vogliono vederlo. Anche ciò causa dei problemi per la mente personale. Una signora in satsang si è alzata e ha detto, si alzò e disse, sono venuta a vedere che non sono reale.
nella mia investigazione. Ma ho così tanto dolore quando vedo che il mio marito non è reale. E abbiamo riso su questo, ma in realtà c'era una sensazione, entrambe le cose funzionano. Ed è questo, voglio vedere la verità, ma non se fa male, non se porta via i miei attaccamenti. Non fa male. La verità non ti può fare male. La verità può far solo male alla bugia. Ma non voglio neanche parlare così in realtà. Non voglio parlare così. Perché ogni donna che ha avuto un figlio sa che c'è il dolore della nascita, del parto. Ma tutto ciò non ferma le donne ad avere figli. E quindi a volte i tuoi attaccamenti fanno male, ma quando il bambino arriva il dolore scompare. Quando sei riconosciuto il mondo, intendendo il significato che tu dai al mondo, perde il suo potere. Tutto è lì, ma non ha l'intensità del significato che gli stiamo dando adesso, per esempio. Che significa anche le paure, i grandi desideri, tutto ciò diventa molto più leggero per te perché hai trovato la radice, la sorgente, come tu dici, il terreno dell'essere. È stato conosciuto, riconosciuto come nient'altro che ciò che sei. E tutto ciò non è solo intellettuale, ma viene riconosciuto, viene... ne viene fatta esperienza. E nessuno che è arrivato alla conoscenza del sé se n'è mai pentito. Nessuno l'ha visto e poi ha detto, ah no, non lo voglio più, voglio tornare indietro. Se hanno detto così, non sono arrivati a quella realizzazione. Perché a volte la mente imita il sé. E poi dici, ah, ma quindi nella mia lista ho completato tutto, ma invece no, non è così. Niente di tutto ciò potrebbe essere stato possibile se non fosse stato per il fatto della mente che imita il sé. Siamo attratti verso il sé, ma lo dipingiamo come un oggetto in qualche modo. Iniziamo ancora da dove sei tu. Tu dici, in qualche modo quando guardo, vedo tutte le cose, vedo i prodotti dei sensi, i miei pensieri, le mie intenzioni, vedo anche che non sono questo, ma non posso dirlo ancora? Intendo, dice... Ok, hai la sensazione che sei consapevole della domanda, dell'intenzione della domanda, dell'indagine. Tu cosa sei a proposito? Ora... Stabilisci la tua identità. Tu sei consapevole dei tuoi pensieri, tu e tu sei cosa? Sentilo. Sto cercando di guardare, dice lui. Non posso dare una domanda, una risposta. Ma in realtà il fatto è prima della scoperta. Il fatto è qualsiasi cosa che c'è è percepito. Tutto ciò che si mostra viene percepito. È percepito cosa significa? Significa che è fuori da te, fuori da ciò colui che percepisce, è l'oggetto della percezione. Tu osservi il suo apparire, il suo senso di essere lì presente,
e anche percepisci la sua presenza e il suo sparire. Quindi tu non puoi essere, perché se tu fossi lui, quando sparisce, tu sparisci, ma tu sei qui per guardare tutte le cose che vanno e vengono. Adesso un sentimento forte arriva, ed è molto forte, dice: oh mio Dio, cosa succede? E poi è passato, ma tu sei ancora qui. Quindi sorge all'interno della tua forma, come un movimento nella tua mente, l'hai vissuto in qualche modo, ma anche l'esperienza di ciò e la reazione, anche ciò, esse sono guardate, sono viste da qualche parte. Viene guardato il suo inizio, la sua durata e la sua fine. Chi ne fa esperienza? Is the experiencer harmed in any way? Colui che ne fa esperienza è in qualche modo toccato o ferito da questo sentimento. Controllate, dovete fare un controllo immediato di questo. Fa male? Ha danneggiato qualcosa? Se ha danneggiato qualcosa, questa cosa sei tu? Now, to really follow through with my question, per seguire veramente la mia domanda, arriverà la confusione solo se tu ti identifichi con il corpo e il senso della tua persona. Solo in questo modo sentirei confuso, ma ora dovresti essere capace di vedere che il corpo e il senso della persona è solo un'idea di un sé costruito che appare in una consapevolezza più profonda. E ora che succede? Frustrazione? C'è qualche frustrazione che arriva? Un po', certo, dice quello che fa la domanda. Anche se la frustrazione arriva, anche lei è percepita. Se non ti identifichi o se non ti aspetti che tutto questo viene percepito, adesso un senso di frustrazione. Non combinare te stesso con questa sensazione. Notala e basta. E anche questa passerà. Di solito con la mente, la mente dà molta attenzione al traffico che sta arrivando e racconta la storia del traffico basata sulla sua stessa inclinazione. Seguite, no? Per la maggior parte del tempo parliamo della nostra vita come cose che succedono, che percepiscono, cosa sento ora. Ma tu stai guardando queste cose. Ma cosa possiamo dire a proposito di quello spazio da cui anche la funzione di queste, la funzione della percezione di questi eventi viene percepita? Per favore, cosa c'è qui? O è che forse non hai scelta su questo? Nel momento in cui tu ti svegli, devi per forza iniziare a funzionare in questo modo, guardando il film della tua vita, identificandoti con questo. Hai una scelta o ne sei obbligato contro la tua volontà? Lo sei? Ti sto chiedendo ora. Perché se ne sei obbligato, oltre la tua abilità di funzionare come una scelta, non c'è nessun motivo per incontrarci così. Lascia che la sua vita si disincanti da sola. E leggila nel modo in cui tu sei più inclinato a leggerla. Ma puoi indirizzare la tua attenzione per andare con le proiezioni della tua mente o mantenerla nello spazio dell'osservatore. Questo è tutto ciò che devi fare. Seguiamo questo. Puoi scalare le Himalaya se vuoi e sederti in una caverna per 30 anni. Ma il punto è qui: andare con un'idea, seguire un'idea o stare nel punto dell'osservatore, stare come l'osservatore, rimanere così. Sia che tu ti senta
mi piace. Vuoi firmare, vuoi iscriverti al corso che dura 30 giorni perché piace alla tua coscienza, alla tua intelletto, puoi decidere di fare così o rimanere ad osservare, questa è un'altra e vedere che questo è un altro invito della mente. Ne hai la sensazione, lo senti. Ah, va bene per me così, io rimango a riposare qui. Non bisogna rifiutare tutto quello che arriva dalla mente, così, perché un altro momento può arrivare e in quel momento ciò potrà essere giusto e potrai seguirlo. Mi sto perdendo o no? Every now and again I step away from my inquiry with you just to fill in some stuff that ogni volta ogni tanto vado un po' fuori dalla indagine per vedere quanto vi sto portando. Tu immagini che il tuo potere è stato preso ed è stato usato da qualche altra parte, ma in un senso è così. Consciamente e inconsciamente diamo il nostro potere a un altro centro. Adesso vi sto facendo vedere che tu sei qui, sei solo qui, e il tuo vero potere è preservato nel posto in cui tu puoi guardare. Quando ti parlo della self-inquiry, dell'indagine del sé, ti chiedo di rimanere centrato nel vero spazio del tuo sé. Non ti sto dicendo di seguire le tue proiezioni, andare giù per strada, a meno che tu non possa andare da solo. Se ti dico tu sei capace di stare qui, puoi sentire le tue emozioni, i tuoi pensieri che sorgono, le tue paure, i tuoi attaccamenti o qualsiasi cosa, e riesco a dirti: tu sei consapevole di questo. Non sta veramente accadendo a te, sta solo arrivando a causa di vecchie tendenze. Rimani solo ad osservare. Sei capace di sentire questo e mantenere il tuo potere nello spazio dell'osservare? C'è così tanta gioia che verrà lasciata all'interno di te, e pace, sapendo che è così facile. È così facile di mantenere la tua pace e di spezzare questo incantesimo dell'illusione. Quindi un semplice esercizio, una semplice indicazione. Seguila. Mostrami i tuoi risultati. Noi crediamo l'interpretazione della mente. La mente dice: sì, sono bloccato. Ah sì, ok, sono bloccato. Io dico: cosa significa essere bloccati? Cosa ha significato essere bloccati? Significa che sono perso. Puoi solo essere perso se credi di dover essere da qualche altra parte, ma in realtà tu sei sempre qui. Qualsiasi sia la tua posizione esternamente. Vieni qui. If you only had this chance now, se hai solo questa opportunità ora, hai un minuto per chiarificare e arrivare alla fine di questo, allora parla. What I experience now? Yes. Quello che sto vivendo ora.
Yes, of course, this voice doesn't stop to tell me. Certo, questa voce non si ferma e mi dice, certo, parla all'identità. Some joy or something coming up immediately. E se c'è qualche gioia, qualcosa che arriva, lo sai perché parla l'identità? Perché l'identità ascolterà. It has to be that deve essere. Non ci deve essere nessuno lì per ascoltare, come ladri in una casa vuota. È come pescare in un lago vuoto, senza pesci. Qualcosa è lì perché il cliente è lì e quindi il venditore venderà. L'attore non andrà sul palco fino a che il pubblico si è seduto. Lavorano insieme. Se il pubblico è seduto, l'attore non arriverà, l'attore andrà via. Ah, il pubblico andrà via. Se c'è un interesse per la voce che parla nella tua mente, allora non si registrerà ciò che viene successo. Se la voce è quella a cui tu sta parlando, in realtà la voce parla l'idea che tu hai di te stesso. L'idea che tu hai di te stesso sta soffrendo delle sue stesse proiezioni. Guardate nello spazio più grande del tuo essere, che ancora non è diventato ovvio a se stesso e non ha niente a che fare con quella, con ciò che accade. È la nostra proiezione. La coscienza dinamica, che è colui che fa esperienza, l'osservatore della vita, si innamora del suo autoritratto di persona, che è ancora una forma di coscienza, ma che soffre della vita così ristretta della personalità e che vuole tirarsi fuori da questa idea della persona quando vede che la persona non è veramente ciò che sei, e adesso diventa coscienza che sta un po' guarendo, ma ancora l'ossatura della persona che sta cercando la verità. Ogni tanto un po' di personalità arriva e dice sì, posso vedere che la voce dice no, non ce la farai mai, c'è stata una brutta relazione, una brutta relazione si è formata e ancora abbiamo un attaccamento, un sentimento verso quella relazione. Tu sei quello spazio in cui tutto questo sorge. Sei l'essere qui? Puoi dire che sei l'essere, ma è più impersonale. Noi amiamo il senso della personalità e lo odiamo anche. Lo amiamo e ne siamo dipendenti, ne siamo attaccati. C'è un certo cespuglio che cresce nel deserto, che è pieno di spine. Ma dice che i cammelli amano masticarlo. Tutte le volte che lo masticano, la bocca è piena di sangue, ma non possono smettere di masticarlo. Sangue. Siamo dipendenti nello stesso modo, forse un po' più elegantemente, ma torniamo sempre a cose ripetitive. Tutti lo sappiamo, ma adesso ti sto chiedendo, non ferma questo comportamento, sto dicendo guarda, c'è uno spazio più profondo da cui guardi, che è così bello che tu vedi il tuo vedere. Se riconosci questo, sarai capace di esalare tutte queste tensioni che ci portiamo dietro nel nome della persona.
Qualche volta senti che non posso neanche darti attenzione perché la mia mente non mi sta neanche dando, lasciando stare. E quindi sento come un bla 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 bla. Non riesco a sentirti, non riesco a sentire Muji. E a volte se ti riesco a sentire. Just to take your attention. Many people they admit there's a force that is really doesn't want. È come un prurito, non riesco a darti attenzione. But that force is not greater than you. Quella forza non è più grande di te. Why is it trying so hard? Perché sta provando così fortemente? Why is your mind somehow the earth mind? Perché ti chiedo, perché la tua mente terrena sta cercando così tanto di fare questo? Perché se sei in uno spazio, in uno stato felice, non c'è niente di cui parlare, dice il tizio. Quando sei in uno spazio felice, quando sei in uno stato felice, non esiste. Non vai in un angolo a mangiarti le unghie. Non è che la mente da qualche parte aspettare così. Possiamo metterla giù così, perché la coscienza ha molti modi di esprimersi e tutti sono vengono. Scusate. Non ha niente con cui giocare, non ha nessuno con cui giocare. Quindi hai un minuto per finirla ora. Abbiamo un minuto per finire. Come facciamo? Abbiamo un minuto per finire la mente. Un proiettile d'argento non funzionerà. Abbiamo messo molta attenzione per cercare di fermare la mente. Sai come fermarla? Tu ti devi fermare. Tu devi smetterla di dare attenzione alla mente e se ne andrà da sola. Se cerchi di fermare la mente, a lei piace, alla mente piace. Le piace la resistenza, la soppressione, l'eccitazione. Voglio ucciderti, ucciderti, ucciderti. La mente ne gode. Gli piace. È un sadomasochista. Ho imparato questa parola pochissimo tempo fa. Ama dare il dolore e ricevere il dolore. Posso vedere che sta cercando qualsiasi cosa per farmi credere che io appartenga a questa immagine, a questa figura. Puoi solo essere tentato se sei tentabile. Puoi solo essere tentato se sei tentabile. Se hai qualcosa che vuoi, qualcosa può arrivare a dire, questa è l'ultima versione, a metà prezzo, e sarai tentato. Se qualcuno arriva con qualcosa di seconda mano, con un calzino di seconda mano, promozione oggi, lo vuoi? Te lo do solo 100 rupie. Saresti interessato? Forse sì, non lo so. Abbiamo tutti i gusti, tutti i generi di gusti, non do niente per scontato. Ti ho detto, se avessi solo un minuto, se avessi solo un minuto, come spenderesti il tuo minuto parlando con me? Never reach for your strength. He's still doing it, Muji. He's telling me that. Mi sta dicendo che la libertà
è ancora troppo lontana. Hai un minuto, e stai pubblicizzando il nemico. Sei così, è così potente, Muji, e la mente dice sì. Questa è abitudine. Questa è abitudine. Un minuto. Ora 10 secondi. E stai ancora parlando della mente. Adesso ti domandi come possa vivere così bene. La mente sta bene, sta molto bene. Può vivere solo dell'interesse, solo a causa dell'interesse. Time up. Il tempo è scaduto. Time for you. Time. Abbiamo anche allungato il tempo per te. Come usi il tuo tempo? Quindi, forse torni al tuo posto e vedi come il prossimo userà il proprio tempo. Sì, grazie. Grazie, grazie. Bene, bene, bene. Eri tu che hai alzato la mano da prima? Perché ancora prima che io dicessi namaste, sì, sì, mi scuso, so che ero troppo. No, no, dice Muji, hai la mia attenzione. E mi scuso anche con il mio amico dietro di me perché non era molto cortese. Va bene, dice Muji. Prima di tutto voglio ringraziarti davvero tanto perché la prima volta che sono venuto ero nella tua presenza, molto vicino a te, e questo è il più grande regalo. E adesso ho la seconda occasione. Allora, arrivo al punto. Quindi, quando ho cominciato a meditare in Pune 20 anni fa, più di 20 anni fa, la prima meditazione che ho fatto è stata Sufi, ed ero molto attratto a questo cercare il centro, trovare il centro, e poi ho avuto un'esperienza interiore. Mentre facevo una tecnica, la mia attenzione è caduta dalla testa alla pancia, ma è stato così, una cosa momentaneamente però strong, forte. Poi dopo alcuni anni, forse 10 anni dopo, ero in un seminario, un workshop, e stavamo muovendoci fisicamente in maniera molto forte, e poi ero esausto e sono caduto sul sofà e pum, e sono caduto nella mia pancia, e poi è successo qualcosa, il mio ombelico è caduto, si è rotolato e poi è tornato. A poco a poco sono diventato consapevole che questo ombelico era importante per me, e ho cominciato a praticare questa meditazione che si chiama Hara meditazione, Qigong, Tai Chi. Ok, so what is my question? Quindi, qual è la mia domanda? La mia domanda è: do you feel that there's something here important? Tu credi che c'è qualcosa qua di importante, o per te non significa niente, è solo la mia fantasia? This, questo, dice Muji,
questo, la testa, le spalle, il cuore, tutto questo è fenomenale, volendo dire che posso percepirlo anche mentre tu parli. Io posso dire sì, queste meditazioni vanno bene, puoi anche farle quando ti svegli, perché portano qualche della gioia, qualcosa, ma mentre focalizzando l'energia nella zona della pancia è una sensazione che nasce nella consapevolezza terrena, che può dare qualche esperienza, ma comunque e in qualsiasi modo siano tangibili, sono nate nel tempo e muoiono nel tempo. Tu non sei questo, tu sei il testimone di questo, e quel testimone può percepire esperienze innumerevoli che vanno e vengono. Trova invece quello che non va e non viene, perché se tu pratichi qualcosa qua nella zona della pancia ed è bello, diventa un altro forte interesse. Sì, quando sono qua, wow, che bello, l'ombelico è andato via, qua è fantastico, va bene, Mujirida. Yo-yo, l'ombelico che fa yo-yo, ma sarà sempre qualcosa di fenomenale. Ah, è una grande meditazione, ma perché la chiami era? Perché dopo un po' me ne sono stufato e ne faccio un'altra. Quindi, invece, cos'è che non è diverso? Vedi, esperienze innumerevoli possono venire, andare, ma alla fine devi arrivare ad un posto dove non niente va e viene, ma se vengono sono belle, le godi, però sai, ne stai godendo? Entro il tuo essere senza limite, nella tua natura immutevole. Sai, dice quello che fa la domanda, ma sai perché è così importante per me? Perché queste tecniche mi hanno cambiato la vita, mi hanno centrato. Prima ero sempre nel cielo come i sufi, e invece adesso facendo questo Qigong, fare meditazione, sono stato capace di trovare la mia dimensione nella società, trovare il lavoro, guadagnare. Comunque mi hanno aiutato molto a centrarmi. Sì, sì, dice Mugi, è per questo io dico, non parlo, non dico che non devi fare le meditazioni, se ti aiutano a centrarti, il senso della persona era erratica, troppo, ma invece queste meditazioni ti hanno aiutato a centrarti, e gradualmente hai trovato che potevi muoverti con confidenza e in società. Queste sono tutte cose buone. Quindi adesso, e forse queste sono le cose che ti hanno portato qui, che per portarti adesso alla tua libertà completa, totale. Adesso quello che chiedo, sai, con i sufi parlano di ricordare il self, il sé. Anche tu alcuni giorni fa parlavi di essere consapevole della sua presenza, quell'esercizio quando parlavi con qualcuno. Quello, adesso io dico, c'è una tecnica che è, ricorda il tuo hara, qualsiasi cosa tu fai. Se lavori, stai nel tuo centro, parli con qualcuno e stai nel tuo centro. È un modo di ricordare noi stessi. Quindi può essere una tecnica questa? Sì, dice Mugi, è una tecnica. Io ho detto una volta e lo voglio ripetere adesso. Ho detto questa cosa. Io sono prima dell'idea che io avevo bisogno di ricordare me stesso o che io potessi dimenticare me stesso, era creduta. Di nuovo, io sono, non io personalmente, tutti siamo, io siamo, prima che il pensiero o il concetto che io avevo bisogno di ricordare chi sono o che io potessi dimenticare chi sono, era creduto.
Contemplate un attimo questo. Noi abbiamo imparato, siamo diventati condizionati a credere che potevamo dimenticare noi stessi e quindi adesso abbiamo dovuto sviluppare il modo per imparare e per ricordare noi stessi in modo da poter scoprire che sei sempre te stesso. Io mi perdo facilmente, dice il tizio, specialmente se vedo delle belle donne e mi perdo. Tu ti perderesti veramente se tu diventassi la bellissima donna, dice Mucci. Tu dici, io mi perdo. Che cosa, ti perdi nella fantasia? No, io mi perdo, esco da me stesso perché ho desideri. È meglio che tu non guidi, dice Mucci. No, non guidare una macchina, perché se guidi e vedi delle belle donne sarebbe pericoloso. Sì, dice lui, io guido il motorino e vado molto lentamente, sono intelligente, vado piano e così guardo. Ah, dice Mugi, io credo che tu abbia bisogno di un triciclo. Questo senso di uscire o di essere facilmente distratti può cambiare anche con l'indagine, se tu continui a guardare che cosa è distratto, perché se noi parliamo del movimento dell'attenzione, dove va l'attenzione? L'attenzione è così il tuo potere intimo, che quando si muove tu dici io mi muovo. L'attenzione si muove, l'attenzione non è io. Quando l'attenzione si muove, noi chiamiamo questa un'esperienza, qualsiasi cosa tocchi, ma io ti chiamo a guardare che c'è qualcosa che precede l'attenzione, che osserva l'attenzione. Quindi tu dici, la mia attenzione oggi è... Scusate, se tu rimani a considerare questo, riaggiusti il modo in cui è la psiche e quindi puoi trovare anche che quando c'è il senso della distrazione tu non te ne curi e rimani nel tuo vero centro, nel cuore. Quindi queste cose possono pure cambiare e cambieranno anche, non devi farne un target oggettivo, un bersaglio. Ok, l'ultima cosa. Quindi tu parlavi in questi giorni di essere consapevoli di noi stessi, è una specie di self-realizzazione. Cosa io indico, dice Mucci, diventa ovvio in un periodo breve. Devi essere, devi avere pazienza e perché la tua comprensione si stabilizzi nel cuore. Tu cessi di essere un praticante. Il praticante viene anche lui assorbito e quindi non è chiaro, giusto dire io faccio pratica di questo. Se l'indagine è necessaria, viene lei stessa appare. Non è che io ogni giorno faccio l'indagine, no, ad un certo punto, come quando tu non devi uscire ogni giorno e ricordare il tuo nome, se il tuo nome è Patrick, io sono Patrick, il mio nome, il mio padre chiamano Patrick, no, io sono Patrick, non devi fare questo, non è che te lo ricordi che sei Patrick, ti muovi, se qualcuno dice Patrick rispondi, quindi che fai, ti ricordavi che eri Patrick? No, era lì. Nell'immediatezza della consapevolezza, nello stesso modo non devi controllare, vedere quando torni alla consapevolezza. Queste parole diventeranno inutili. Prima avevi una nozione sbagliata di te stesso, eri stato sempre qui come consapevolezza.
and saying, oh, I want to get back to consciousness. Adesso, ti muovi come persona, però adesso vuoi tornare alla consapevolezza, coscienza. Ok, grazie mille, dice questa. E Muji chiede se è contento con questa spiegazione. Scusi, un'ultima cosa. I am very much attracted by people who are Io in the center, sono blah, molto blah. Attratto. But then I saw you. Poi ho visto te, era nella sua presenza, ti ho visto camminare in giro e dare il tuo amore a tutti gli esseri umani. E quindi io, la mia domanda viene, forse il centro non è qua. Il centro è dappertutto, dice Muji. Fammi spiegare, è una buona domanda che tu fai, perché per quelli che credono di dover sempre meditare e di mantenere l'attenzione su sé. Forse per un periodo lo devi fare, ma piano piano, in questo tentativo di fare questo, la maturità e la qualcosa di profondo sta cambiando, anche se non, la mente non se ne rende conto, nel modo di comportarsi, nel modo di guardare, è così universale, così spazioso, che tu puoi solo rendertene conto spontaneamente mentre ti muovi. Oh, dici, questo è nuovo, non è che qualcosa è cambiato, tu dici, oh, questo è cambiato. No, te ne accorgi che qualcosa è cambiato, quando la vita, una situazione nella vita, ti rivela e tu vedi che una volta prima mi arrabbiavo, ma adesso invece no. Questa è una maturità che viene non facendo cose individuali, ma stando nella posizione dell'essere. All'inizio è un esercizio, ma fino a quando l'esercizio non serve più e non c'è più nessuno che deve stare lì, semplicemente è. Questo, l'esercizio ti porta a un esercizio, dopodiché è così integrale che non c'è quello che fa la pratica. Quando andiamo oltre la tecnica, dice lui, quando andiamo oltre la tecnica, all'inizio la tecnica è necessaria per scoprire che non c'è tecnica, la tecnica è usata per arrivare alla realizzazione che non c'è tecnica. Questa è una pratica spirituale di successo. Tu fai molta pratica per arrivare alla comprensione che tu non sei quello che fai, e quindi quello che succede è che l'amore si esprime da solo, la pace, ma non si esprime come amo tutte queste persone, come il sole che splende, ma non è che il sole splende, è lì che il sole viene, tu sei qui e il sé radia una certa, come si può chiamare, un campo o una specie di ambiente di pace, qualcosa. A volte a me piacciono, cioè non sedere, perché io ho praticato molte tecniche e a volte mi piace stare seduto, fare niente. Zazen. Sitting, dice Muji, fare niente, non saprai, Zazen, come si chiama? Zazen? Sì, sì, è meglio che tu lasci perdere i nomi, perché tu stai facendo niente come Zazen, tu fai il Zazen. And then even you cannot sit and do nothing. E poi anche quello non può essere seduto che fai niente, perché cosa fai? Zazen. Quindi deve essere. Ma sai, a volte quando parliamo dobbiamo usare parole, dice lui. Però io mantengo la mia posizione, dice Muji, perché è basata su quello che hai espresso, perché nel concetto di Zazen.
molte persone sono sedute e non facendo niente, non dicono che fanno zazen. Se pensano di fare zazen, poi vengono disturbati. No, il mio vuoto è distrutto perché ho rotto il mio zazen. Quindi zazen oltre il concetto di zazen. Ok. Molto bene, grazie, spero di vederti di nuovo. E Mungi risponde, sì, la mia indicazione era il significato di questo, è che a un certo punto uno ritorna al suo stato naturale, senza la sensazione, è come se qualcuno ti dice comportati in modo naturale. Se qualcuno ti dice, degli amici vengono, comportati naturalmente, poi tu ti siedi tutto e ti fai delle mosse, insomma, no, perché adesso che ti hanno detto così non riesci più a essere naturale. Ti dicono sì, naturale, e tu cominci a pensare adesso come faccio a essere naturale. Se tu metti punti la macchina fotografica su qualcuno e si mettono in posizione, se invece non dici niente sono ok. Quindi nello stesso modo, quando la pratica diventa troppo la cosa, il goal, e quindi strangola se stessa, indica qualcosa e poi devi dimenticartene e poi arrivi ad un focus intenso e poi te lo dimentichi, ma adesso non essere quello che dimentica, perché la mente è molto intelligente. Naturalmente nell'autoindagine quello che scopri è senza fatica. Non c'è qualcuno che non c'è la persona che fa lo sforzo. È lo stesso personaggio che viene come in persone vecchie, in persone giovani, in un cane, è lo stesso personaggio. Tutto quello di cui stiamo parlando, infatti, nel risveglio, nella realizzazione del sé, è come perdere questo personaggio. Una volta andavamo con lui abbracciati, e poi invece dopo lo abbiamo allontanato, e poi mentre noi corriamo e lui corre dietro di noi, e questo è uno dei modi in cui viene rimosso, surrendering, arrendersi, mentre ci arrendiamo al potere supremo. E quando tu fai l'indagine ti rendi conto che è la mente, è solo e sempre la mente, e c'è qualcosa d'altro a parte questa identità nella cui luce tutto viene visto, e non c'è nessun posto in cui andare con questo. E non può essere nient'altro che il tuo sé. Finché noi persistiamo con l'identità della persona e quando insistiamo a prendere la persona per vera, i nostri problemi saranno veri, il nostro senso di separatezza sembrerà vero, e qualsiasi stato della mente e della coscienza, il Supremo ha provveduto una porta entro la quale possiamo rientrare nel cuore. Per ogni essere c'è un modo per rientrare il cuore, anche per i demoni. Grazie. Perché non prendiamo qualcosa tipo 5 minuti? Che è molto tempo, 5 minuti è molto tempo. Posso venire? Inizia col microfono e poi vediamo come va. Hi.
Ciao, la mia domanda è, non sono un cercatore, non sono, lo sono più. Come posso cercare qualcosa dentro di me? Perché è già qui. Quindi questo è dove sono ora. Se hai portato qualcosa con te, questa cosa non è te. No, intendo l'io, non la persona di cui sto parlando. Perché ho avuto un'esperienza. È accaduta in modo così, così senza sforzo. Non stavo pensando, ero in piena gioia. Stavo facendo esperienza di piena forza. E poi sono tornata alla persona. E sono entrata in una notte scura ancora, una notte buia. Quindi dopo, ieri, stavo pensando, no, non pensando, come posso cercare? Voglio smettere di essere un cercatore, voglio solo essere qui. Sì, se tu vuoi essere qui, significa che non sei ancora qui. Ok, provo ancora. Non ho intenzioni che rimangono, non ho idee, non ho desideri. Non lo so, non so niente. Penso che tu non abbia idea. Non hai idea che tu hai idea o non idea. Che tu non hai idea. Capisci questo? Forse è un'idea che tu non hai idea. No, è come vuoto, non ho pensieri. Tutto è temporaneo e va via. Sto passando attraverso tutto questo. Ok, quindi non ti preoccuperesti neanche di dimensionare queste cose se fluisce in questo modo, che i pensieri arrivano e vanno e vengono e non li registri e non te ne aggrappi, non menzioneresti neanche, non accadrebbero neanche. Penso che sia il dondolare fra la persona e la coscienza. Non so come smollare questa persona, perché così a parte, separata dalla coscienza, e questa consapevolezza, se metto la mia consapevolezza su questa persona, cresce e basta. E sono consapevole di questo, quindi questo è il mio punto. Come posso smollare questa personalità sapendo questo? Tu puoi essere preoccupato di qualcosa solo se ha un significato per te, se tu ne sei interessato. Ascolta, tu puoi essere, qualcosa può darti dei problemi solo se ha un interesse per te o tu ne sei interessato. Nello stesso modo, non devi trascendere qualcosa che non ha nessun significato per te. Non esiste per te, quindi perché devi trascenderlo se non esiste? Qualcosa inizia a esistere per te se tu ci credi, o hai un attaccamento, o hai una relazione con questo. Quindi se questa relazione non funziona bene, te ne vuoi sbarazzare. E quando te ne vuoi sbarazzare dici, non è così facile, perché in qualche modo la mia abitudine continua a tornare indietro a questa cosa. Quindi mettiamola in un altro modo. La maggior parte delle cose nel mondo non sono un problema per te. La maggior parte delle cose del mondo non te ne interessi, perché non hai nessuna specifica interesse, anche se le riesci a guardare in modo molto dettagliato, se non hai sufficiente interesse per schiacciare salva e registrarle dentro di te. Quindi ti puoi muovere nel mondo liberamente a causa di questo. Immagina se ogni cosa che vedi si registrasse nella tua mente, saresti profondamente infelice e moriresti subito in poco tempo. Sto proprio credendo questo. Dopo questa esperienza non ero interessata a niente del mondo esterno, non avevo nessun interesse. Molte persone qui, dice Muji, hanno avuto questa esperienza.
che hanno avuto un momento di chiarezza, un risveglio, un'illuminazione, e mentre questo stava accadendo dentro di loro hanno perso interesse in così tante cose, sono diventati senza paure, totalmente pieni di gioia e così via. Esattamente. E poi io dico, Muji, posso scrivere un grande libro sugli e poi, perché hanno queste esperienze, la mia vita è piena di grazia, non ho l'ego, pensano questo è fantastico, e poi il vecchio schema sembra tornare e cominciano a pensare come prima, come il vecchio sistema è tornato indietro e dicono oh mio Dio, e sentiamo cosa ho fatto di sbagliato, era perfetto e qualcosa è andato male. Io dico, dice Muji, niente, tu non hai fatto niente di sbagliato, questa esperienza arriva per grazia e tocca qualcosa dentro di te, arrivi a conoscere, non solo credere, ma sai che è possibile essere liberi, tu sai quello in quel momento, non è una proiezione, non è un credere. Seconda cosa, deve esistere dentro di te, continuare a esistere dentro di te l'aspirazione di essere libero. Se l'hai giusto solo sentita così e sei libero in breve tempo, non avrebbe valore per te. Quindi in qualche modo non è così brutto che queste esperienze, forse le più significative e importanti della tua vita, in cui realizzi che alcuni realizzano che non c'è differenza fra le stelle, l'acqua e un coniglio e un fiore e mia mamma e me stesso, c'è un'unità lì. In realtà sono piena di gratitudine per questo. Tutto quello che posso dire è grazie. Ma cambia. Qualcosa ritorna, prende la tua attenzione e questa attenzione dentro di te è ancora un potenziale per ancora tornare a dormire. Quando hai l'esperienza del risveglio e diventa la tua esperienza interiore, c'è un'urgenza dentro di te che sviluppa una così potente ricerca dentro di te per trattenere questo stato ancora, e tutta la tua aspirazione inizia a crescere perché la tua mente comincerà a tornare indietro con queste cose per portarti a dormire ancora, e quindi parlerai di questa esperienza come nel passato. Ah, no, l'ho vissuta nel 2 mesi fa o nel 1990. Oh, ma era così bella, la voglio indietro. Io dico, no, non cercare di riaverla indietro. Cerca di vedere che cosa ti mostra. Perché i tuoi occhi sono aperti in un nuovo modo. Non hai tempo per tollerare cose per cui non vale la pena dare l'attenzione. Inizi a crescere in così tanti modi. E questa ispirazione ti ha portato qui così, no? Quando sei sufficientemente matura e recettiva, secondo la legge non della mente, ma secondo la legge universale, sei portata a una possibilità maggiore, più alta, per fiorire in un modo più permanente, più permanente. La cosa è che ho avuto questa chiamata di cui parli, non sapevo niente su di te, ti ho sentito e sento parlare di te e ho guardato il tuo satsang e sono arrivata qui. Tutto qui. Ok, dice Muji, ora che sei qui evita di trarre conclusioni su tutto ciò, qualsiasi cosa di cui tu faccia esperienza. Non avere nessuna conclusione prematura su ciò che di cui fai esperienza, rimani aperta in uno stato neutrale, in modo che la grazia possa continuare. Tu non devi fare nessun lavoro di testa, ma
stando seduta in questo campo energetico del satsang, in qualche modo permettendo alle forze interiori di elevare il tuo stato di coscienza per diventare più fermo nella tua posizione, nel tuo stato naturale, perché se inizi a pensare, ok, so che cosa sta accadendo qui, questo e questo, in questo modo tu porti la mente dentro e quindi rallenti. Inizia a portare la mente in tutto ciò con opinioni di cui tu non hai bisogno. Rimani tranquilla e silenziosa e fai attenzione a dove puntano le mie parole, perché sempre ti puntano indietro la tua natura essenziale, al tuo essere interiore. E quindi segui interiormente, ma sono qui. Sono qui. E quando sei lì, ho alcune domande per te. E tu userai queste domande per confermare te stesso. Sì. Tutto quello che so, quando non sono, io sono. Sai cosa significa? Dice Muji. Quando io non ci sono personalmente, io come presenza sono qui. Quando non sono qui come persona, persona non nel senso di ascesa, quindi quello che sono come pura presenza è qui, solo questo è qui. Due re non si sediranno, sullo stesso trono. In questo gioco della vita e di trascendenza. Prima parlavi di questo, se è un'emergenza e vuoi che questo sia l'ultimo satsang, mi sento così. Non tutti si sentono così, le persone hanno diverse idee. A volte sentiamo che siamo più attaccati alla vita. Diciamo che siamo attaccati alla verità. A volte sei più attaccato alla verità nella sua continuità biologica rispetto a quanto siamo attaccati alla verità. E dobbiamo fare una distinzione qui. Dico, l'uomo comune cerca per ogni opportunità per vivere. L'uomo spirituale cerca per ogni opportunità per morire, per uccidere ciò che non è reale, per risorgere, morire a ciò che non è reale, per risorgere. Non è a proposito di quanto tempo abbiamo ma nella vita, ma usare la vita per trovare la verità. Alcuni dicono, se mi reincarno, se so che mi reincarnerò, ne sarò felice perché vuol dire più vita. Sono felice perché mi piace la vita, questa è la tua illusione. Prima di tutto non sai quale sarà la tua prossima vita. Ma quando arriverà tu dimenticherai questo giorno e tutto sarà giusto, come ora, in relazione alla tua vita precedente, se credi a queste cose. C'è una vita che non volevi finire, ma è finita, adesso sei qui, non vuoi tornare lì? Quindi sento che un altro modo di dire questo, se dovessi reincarnarmi, non voglio tornare indietro come una persona ignorante. Se devo tornare indietro come un saggio, non importa, perché non è cambiato. Se devo tornare indietro all'ABC dell'ego, no, non lo voglio. Se sei sveglio, non ritornerai non sveglio, se ti piace questa nozione del tornare indietro.
Quindi sento che è la frase che arriva da un cuore risvegliato, parlerebbe così. Forse direbbe qualsiasi cosa. Quando faccio esperienza di pieno potere, qualsiasi cosa va bene. Non conosco nessun potere più grande della scoperta dell'essere te stesso. Il potere sarebbe per me il potere di essere te stesso, non di essere te stesso, ma il potere di non essere quello che non sei. C'è una breve storia. Una ragazza che veniva a Satsang stava camminando nel parco. Un pomeriggio è venuta a casa mia e ha detto: "Oh, è fantastico, ho incontrato questa ragazza, una Hare Krishna o qualcosa del genere. Questa ragazza era così bella, felice, era lì così." Quindi era attratta da questa ragazza, quindi è andata lì e gli ha detto: "Ciao, come va?" E gli ha detto, le ha risposto: "Ciao." E le ha detto: "Ah, sembri così felice." E lei ha risposto: "Sì, sono felice perché il mio maestro mi ha detto che ho solo 5 vite ancora da vivere. Ho solo 5 vite ancora da vivere." Quindi la ragazza che veniva dal satsang ha detto: "Cosa? 5 vite da vivere prima di essere risvegliarsi. Non posso neanche immaginare l'idea di avere 5 ore prima di risvegliarmi." Invece quest'altra ragazza era così felice. 5 vite da vivere. Quindi la mente può prendere molte forme e per qualche ragione ha preso una forma che a cui diamo dato approvazione in modo così forte, che è sopravvissuta per così tanto tempo. Quindi se l'ego è lì, lei dice: "Sento che sto bruciando nel mio cuore." Quindi questo fuoco, se lo prendi nel modo giusto, non avrai molta tolleranza per l'identità dell'ego egoica. Non ho nessuna tolleranza. Un uomo venne e disse: "Sono così fortunato, sono stato con 5 guru." Quindi gli ho chiesto: "Come hai fatto a sopravvivere a 5 guru?" Mi domando perché. Sono amici o cosa? Il tuo guru non è un amico, ti uccide, ti ucciderà. Come puoi sopravvivere a 5 guru? Come puoi sopravvivere se il tuo cuore pulsa per la verità e sta crescendo? Non come un viaggio fantastico di fantasia, ma deve arrivare fuori, deve venire fuori dal tuo stesso essere, con quello che condividiamo qui, di cui parliamo. Può iniziare da YouTube magari, ed è diretta dalla grazia. Tu trovi le cose di cui hai più bisogno. Quando sono venuto in India per la prima volta, sono arrivato con solo un desiderio. Non leggo molti libri, quindi non sapevo. Avevo letto solo un libro, il Vangelo di Ramakrishna. E prima di questo libro avevo trovato un libro di Ramana Maharshi, ma non riuscivo a capirlo. Chi sono io? Un piccolo libro, no? Perché sempre cercavo piccoli, libri piccoli. Chi sono io?
ma non riuscivo a relazionarmi al linguaggio, mi sembrava intellettuale. Avevo anche pensato che c'era uno sbaglio, un errore della stampa, perché c'era questa immagine di Ramana così bella. Poi ho aperto il libro e chi sono io, non sono il corpo, oh mio Dio. Ho trovato questo libro di Ramakrishna e Ramakrishna in quel tempo parlava al mio cuore, quindi piangevo ogni notte, ero così gioioso. Amore, 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 Ramakrishna. Sono arrivato in India, sono arrivato a Rishikesh. Forse per questo che continuo a tornare qui. Sono arrivato a Rishikesh. Il destino ha voluto che incontrassi Papaji, non a Rishikesh. Sono arrivato, mi ricordo che tornavo dal Gange un giorno, ero in Lakshmanjula, sulla piattaforma dove possono arrivare le macchine. Ero lì con alcuni amici. Una macchina si ferma e mi chiamano. Un mio amico va e gli chiedono un'indicazione sulla strada e qualcuno, un uomo, guardò fuori dalla macchina, un europeo. Quest'uomo guardò fuori dalla macchina e dice: ehi, come va? Ehi, bello vederti. Io non conosco quest'uomo. E dopo un po' una donna guarda fuori dalla macchina e anche dice: ehi, come va? Bello vederti. E io: sì. Penso che sia un errore. E mio amico dice: è un amico gemello in India, forse. E dopo queste persone vanno nel loro hotel. Quando torno al mio hotel, loro stavano facendo il check-in nello stesso posto. Ok, andiamo a mangiare fuori insieme. Questo... Hai sentito parlare di Papaji? No? Punjaji? No? Ok, ti faccio vedere un libro, disse. E portò il libro Wake Up and Roar, Svegliati e Ruggisci. Io non sapevo niente su questo, su Papaji. E la mia intenzione era di andare a Calcutta per visitare il luogo dove c'era Ramakrishna, ma non ce l'ho mai fatta finora, ancora non sono mai andato. Perché in qualche modo c'era programmato di andare a vedere Papaji, che mi ha introdotto a Ramana nel modo corretto. E poi cosa è successo? Non so perché sto parlando di questo. Ok, va bene, grazie. Five minute job. Anybody will come? You? 5 minuti, chi è che vuole venire? Tu? Sì, vieni. And is all these people going to the toilet or what? Ma tutte queste persone vanno in bagno? Ma cosa? Ok. Ok. One question and one statement. Una domanda e una frase. I'm not going home. I'm going Io home non vado a casa. Tomorrow. Vado a casa il giorno dopo domani, ma non vado a casa per sentirmi di nuovo e avere di nuovo questo interesse. Adesso so che ho interesse in preoccupazioni, dolori, disperazione. Per questo sono le induco. Per questo ho indulgenza per queste sensazioni, per questo sono qua. La mia questione è: posso vedere il posto, il punto che è immutevole, ma se lo posso vedere c'è quello che lo vede, quindi è ancora duale. Ok, dice Muji, ricominciamo. Tu puoi vedere il punto, il posto dove
Ma queste persone stanno arrivando in tutte insieme adesso, dice Muji, guardando verso il retro della stanza. You can see what happened? Quindi tu puoi vedere che cosa è successo? Io posso vedere, dice la signora, il posto, questo silenzio che è sempre lì. Io non lo vedo sempre, però posso vedere, sento che questo posto è sempre lì. Ma c'è anche, sono sempre io che lo conosco. Guarda, in effetti tu non lo conosci in un certo senso, c'è la sensazione, un odore, ma non lo hai veramente, non ci sei veramente entrata, forse ne senti il profumo, ti stai riscaldando, stai cominciando a sentirlo, e la mente ti dice sì sì, io lo conosco questo posto, è bello, è vuoto, grazie, lasciamolo lì. Ma io sono qui, è in questa vita io che sento questo posto. Posso andare in quel posto a volte, ma spesso mi trovo nello spazio della preoccupazione e creare tutti questi pensieri che non sono in servizio alla mia felicità. E sì, ci sono secondi, dice la signora. Non so questo spazio, questo spazio vuol dire che io, questo è quello che c'è. Ci sono forse dei secondi che io sento che c'è una grande onda che mi porta e poi io vedo che ho avuto qualche esperienza, non so se è questo, ma non so in quel secondo che cosa è successo. Mi capisci? Muji? Io adesso ti chiedo di non ritenere nella mente queste impressioni, questi riassunti, e non pensare che tu conosci te stessa. Non parlare della tua condizione con troppa autorità, perché sono semplicemente nozioni nella mente. Se per un momento puoi lasciare tutto da parte, ok, sì, può essere lì, ma non essere coinvolta, non usare nessuna cosa di cui tu mi hai parlato come referenza di quello che sei da questo momento. Quindi qualsiasi cosa che tu dici da questo momento io non lo accetto. O quello che vuoi per un momento, quindi non accettiamo questo, lascia questo fuori, perché voglio parlare in un posto in te che normalmente di cui tu normalmente non sei consapevole. Quindi tutto quello che mi hai detto, io sono questo di persona, questo è quello che faccio, io ti dico grazie per avermelo detto, però lo lasciamo perdere. Tutte le altre cose, quello che vuoi fare, le tue inclinazioni, quello che eri prima di venire qui, quello che tu ti aspetti da questo incontro, cosa sarebbe bello che succedesse, finito, tu lo puoi fare, chiunque altro vuole aggiungersi può farlo, quindi non creare nessuna referenza per te stessa, punto di riferimento, al massimo possiamo usare queste cose come un punto di partenza per entrare, ma io non lo tengo come punto di riferimento perché non è alla tua altezza, perché la tua nozione di te stessa non è lascia tutto quello che puoi vedere, lascia, non ricordare niente, lascia tutto. E quando tu sei vuoto di intenzioni, neanche mettile da parte per conservarle, lascia tutto per il momento.
let's imagine that. Immaginiamo che in order to come here and to meet per venire qui, per poter venire qui a incontrarci insieme a me, che abbiamo dovuto una certa examination where you had to un certo esame dove hai dovuto togliere qualsiasi cosa dal tuo corpo che non appartiene organicamente al corpo. Immagina di dover fare questo. Quindi qualsiasi cosa che non è organicamente parte del corpo lo togliamo e poi lo rimettiamo dopo. Ma in questo momento togli gli orecchini, il tuo mascara, e le ciglia finte, qualsiasi parte di metallo, le unghie finte, qualsiasi cosa, tutto, togliamo tutto, trucco, e poi prendiamo la misura, e solo quello che appartiene originalmente al corpo lo lasciamo, e adesso ci spostiamo alla mente. Qualsiasi cosa che è stata una memoria che non era lì, che non era parte dell'essere originale, qualsiasi cosa che tu hai acquisito, le opinioni, le memorie, le proiezioni, i desideri, le storie, qualsiasi cosa che non è originario dall'essere, cancelliamo tutto via. Quindi ritorniamo al ground zero. But the senses we are going to leave al pian terreno. Con i sensi continueranno a funzionare naturalmente, il sentire, tutto quello che è naturale, ma tutte le storie che tu hai avuto le lasciamo da parte, le togliamo, tutto, le tue idee a proposito del tuo futuro, quello a cui credi, anche il tuo credere in Dio, nel diavolo, qualsiasi cosa, nella vita, tutto, ogni tipo di relazione che è stata formata nella tua mente, che non faceva parte di te, del tuo essere originale, lo eliminiamo. Questo lo puoi fare, e adesso tu sei come sei, rimani come sei. Okay? Non posso togliere il tuo essere, non possiamo sottrarre la tua essenza. Non abbiamo bisogno per un momento. È un esercizio severo ma naturale. Guarda per te stesso questo spazio che tu sei. È oltre il pensiero. Non ci sono scritture sacre, non ci sono pensieri sacri, sei completamente vuota di questo, ma i tuoi sensi funzionano, il respiro funziona, la voce c'è, il tuo sentire c'è, l'abilità di toccare e sentire è lì, ma la tua storia no, la tua identità no. Puoi aprire gli occhi e guardare, ma non c'è giudizio a proposito di quello che vedi. Ma in qualche modo sei in grado di dire credo che mi piacerebbe un caffè o qualsiasi cosa che viene nel tuo parlare, ma non va dentro qualche immagine, autoimmagine. Puoi percepire ma non c'è autoimmagine. Qualcuno ti chiede chi eri ieri e tu dici non lo so, ieri? Chi sei oggi? Non lo so. And you can share. E tu puoi condividere. Sei in uno stato di disturbato, in uno stato di confusione, sei in uno stato di confusione, sei preoccupata, non voglio tornare a casa così, fai attenzione a quello che c'è qui adesso. No, non ho preoccupazioni, dice la signora, voglio solo
Voglio solo un caffè. Ah, vuoi solo un caffè? Dice Muji, è ok? La signora chiede. E Muji dice sì, il caffè lo puoi avere. Non allontanarti da questa sensazione per un momento, godilo. Se se ne va, lascialo andare. E anche può evaporare, può infatti evaporare, perché io non ti ho chiesto di immaginarlo, non lo hai immaginato, hai semplicemente svuotato la tua stanza. Io non ti ho detto immagina il tuo spazio, no, semplicemente vuoto, non attaccare queste cose, e adesso sono qui. Qualcosa è qui che non devi continuare a esserle, è qui da solo, senza sforzo, quindi è naturale. The access to be it again, I think. Io ho l'abilità, la capacità di rimanere lì. Sì, dice Muji. But there is no opinions to be made of it. Ma non ci sono opinioni che devono essere create di questo. You're going to have to bring in sento che non c'è qui, devi portare il contabile di qua. Ah sì sì, penso di essere, può essere lì il martedì, mercoledì no, no, non c'è bisogno del contabile, da solo. È qualcosa che può sbiadire, è venuto da qualche posto. Questo che è qui è venuto, è nuovo, è venuto da qualche posto o è sempre stato qui? Qui, risponde la signora, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, ribadisce Muji. Il mio invito è, tra poco andremo a pranzo, ci muoviamo in questo posto, quando vuoi le tue cose, quando le rivuoi le tue cose, le puoi riprendere, però prima torna da me, dici Muji, rivoglio le mie cose, rivoglio le mie preoccupazioni, ma fino a quando le rivuoi, vai tranquillo, muoviti, pranza, ma le tue tendenze, le tue abitudini, io le tengo. E tu dici, sì, ma in effetti io sono pronta per riaverle, molto, molto gentile da parte tua, ma io ho capito quello che non, tu non sei. Sì, sì, e posso vedere e sentire quello che tu sei. Uncluttered, unveiled. Senza veli, senza confusione. Vedi? E questa leggerezza dell'essere. La tua famiglia, le persone che ti amano hanno diritto a vederti in questo modo, ma anche quelli che non ti amano, appartiene anche a loro vedere questo invece delle loro proiezioni sopra le loro proprie proiezioni. Io voglio chiamare l'amica che mi ha introdotto a te, dice la signora. Sì, sì, dice Muji. No, non trattenere troppe intenzioni, dice Muji, perché le intenzioni creano tensioni. Muoviti, goditi la tua libertà, perché no? Sei libero di essere free e sei libero di essere legato. No. Vuoi dire che non devo soffrire più, dice la signora. No, non devi soffrire più, a meno che tu non vuoi le tue cose di nuovo. You were not made for non devi, non sei stato fatto, creato per soffrire. Quello sarebbe un Dio crudele che ti ha creato solo per soffrire. Questi li ho creati per la gioia, questi invece per soffrire. Perché se ti avesse creato per soffrire ti avrebbe creato che tu puoi godere della sofferenza. Sei stanco? E avrebbe messo l'abilità in te, perché voglio che...
And then when they say one day, you know, I'm tired, I don't know, I feel, look at her, she's so tired. I want to slap her. Guarda, è stanca, voglio, slap her. Voglio darle uno schiaffo. No, non voglio. Ok, vieni con me allora. Thank you. Grazie, dice Muggi. Ok, just one more now. Ok. Something is thickening inside of me, very, very powerful, and it put me over qualcosa here in front of you. So. C'è dentro di me di molto potente che mi ha messo qui davanti a te. As you mentioned before, come hai menzionato prima, Ramakrishna, in a, ho incontrato Ramakrishna way, in, a way that for in una time via molto potente. Love and play with everything, and per molto tempo sono so stato con amore per tutto, now, tutto era così felice, then, e ora I come in your presence on the internet, vengo, arrivo qui alla tua presenza da internet. I saw the Yoda within ho visto you. So now I'm here to become a Jedi like you are. So adesso sono qui per diventare un Jedi come te. Uno Jedi come te. Sono uno Jedi? Oh. For a while, per un po'. Grace, I don't know how to call it. La grazia, non so come chiamarla. You stayed with me and, tu sei stato con I've me. Seen beyond it. E ho visto and oltre then quello. As I e start poi, to, come ho iniziato quando ho iniziato a vedere, guardare i tuoi satsang, in qualche modo tutto nel non conosciuto è sparito. E ora sento che c'è qualcosa dentro di me ancora, come una persona, una personalità. Ok, lascia che ti dica una cosa, una buona domanda. Noi dobbiamo, perché a un certo punto le nostre tendenze egoiche iniziano a darti dei problemi. Devono farlo, perché senza di questo l'aspirazione per essere libero non arriverà. I problemi sono parte del processo di muoversi alla tua vera posizione e non essere più identificati con l'ego. Molte persone mettono moltissime energie per cercare di sistemare la mente o di ucciderla o di diventare una persona migliore o un meditatore più forte, più. Ma io direi che non dare così energia a quello, piuttosto usa la tua mente e il tuo tempo per chiarificare la tua via, la tua giusta via, per vedere chi sei. Uno è negativo, uno è positivo. Uno è basato su un'assunzione che tu non sia perfetto, cercando di diventare perfetto. Anche questa è un'espressione della coscienza, nell'evoluzione della coscienza, nel grande fiume della vita in cui tutti crediamo di essere questo. E il condizionamento quindi ci lascia con un senso di incompletezza, incompletezza che cerca la completezza. Quindi la maggior parte delle religioni scorrono in questo fiume, un grande fiume benedetto da Dio, ma c'è anche un percorso, una via che ti porta a questo. Alcuni esseri iniziano a sentire che se Dio è la verità, se Dio è onnipresente, senza limiti, eterno, sempre presente, deve essere qui anche ora. Se è qui ora, perché non lo riesco a vedere ora? Perché devo aspettare per sei anni se l'urgenza dentro di me ora?
alcuni esseri gli piace questo, firmare per un contratto di illuminazione che ci mette 12 anni. Se dico voglio usare 12 anni per l'illuminazione, almeno ci metterò 12 anni. All'undicesima ora dirai: oh merda, ho bruciato la mia opportunità. Oh mio Dio, avrai fare un'intensa pratica per l'ultima ora. Perché? Perché non l'hai capita nei 12 anni. Ma per quelli che sentono che c'è qualcosa qui, non solo lì, ma qualcosa qui, anch'io non ho realizzato che era qui. Ma grazie al mio background, anche per via del mio background religioso. E questa è la grazia di Papaji, perché Dio mi ha portato Papaji per dirmi: Dio è dappertutto, ma anche qui. Trovalo qui. In qualche modo è successo così. Ti sto indicando qualcosa, una realizzazione. Quello che tu stai cercando è qui. L'unica cosa che può mettersi in mezzo è una certa immaturità della tua mente, che significa che c'è una grande identificazione con il corpo, che ti farà sentire più attratto a piaceri della carne, ambizioni, eccetera. Questo è l'effetto, della mente terrena e del corpo terreno. Per un po' ci identifichiamo con la mente terrena e il corpo terreno. Credi di essere un essere umano, siamo qui per trovare il nostro scopo, per realizzare i nostri desideri, i nostri sogni, e abbiamo proiezione e desideri. Milioni, migliaia e migliaia di pratiche ci sono per questo. Ma qui io ti indico semplicemente che deve esserci qualcosa qui. Tutto quello che guardi appartiene al tempo. Tutto quello dalla parte esterna degli occhi appartiene al tempo. Il tempo dice: tutto questo è mio. Tutto quello che vedi, tutto quello che vedi e di cui fai esperienza, tutto quello che ricordi, che desideri, incluso il corpo di cui tu hai bisogno, per un giorno se ne andrà. Noi lo sappiamo. Anche i tuoi pensieri cambiano tutti i giorni, ogni settimana. Intere serie di concetti fluiscono dentro di te. C'è qualcosa dentro di te che non appartiene al tempo? C'è qualcosa dentro di te che non è senza sforzo, che semplicemente è? E qui inizia la vera ricerca per l'esistenza eterna, senza tempo. Se ogni cosa che c'è qui è quello che sono, carne, sangue, ossa, grasso, pensieri, tutto quello che sono, quindi dimentica tutto ciò, tutto se ne andrà. Oggi o domani se ne andrà. Cosa puoi fare? Cosa ci puoi fare? Niente. Ma c'è più di questo. Questa è la buona notizia di cui io faccio esperienza, di cui ho esperienza. Non è che ci credo e basta. Quindi, ciò che tu sei in realtà, in verità, non ha tempo, è eterno. E qui è l'opportunità di scoprire questo mentre il tuo corpo è caldo. E non devi aspettare di morire per questo, per capire questo. Puoi scoprirlo.
innumerevoli esseri sono arrivati, le cui vite erano una dimostrazione, la prova che Dio esiste e che la verità è. Era una prova che migliaia di cercatori della verità avevano bisogno. Benedetto colui la cui vita è l'evidenza della verità, che non è solo letto un libro, ma che è un libro vivente, un essere vivente. Questa è la nostra chiamata per questo. Cosa ti può far fallire? Except we continue to ad eccezione and who's responsible for that? I don't di continuare a sognare e dormire. Io parlo a te perché tu sei qui. Parlo a te perché sei qui. Qualcuno di voi, per qualcuno di voi le vostre vite cambieranno e tornerete alla vostra vecchia maniera di vivere. E attraverso la vostra luce alcuni altri esseri arriveranno per cercare ciò che vedono in voi. Ma chi siete voi non lo sapete ancora. Sono molto aperto. Chiunque abbia nel suo cuore questo impulso per la verità. Non sanno da dove arriva. Nessuno nella mia famiglia è così, ma in qualche modo lo sento dentro di me. Lo devo trovare, Mugio, lo devo trovare, sì, gli dico, vieni. E passa un po' di tempo qui guardando. Penso che di avere qualcosa per te. Ma la miglior cosa è che sono molto felice di essere qui e vedervi assaggiare il frutto del vostro stesso vedervi assaggiare il frutto del vostro stesso vedere, senza orgoglio, senza paura. Questa è un'esistenza meravigliosa. Perché? Perché il tuo essere è meraviglioso. Ma se tu non scopri, che dire, non lo so. Deve essere scoperto. Non è abbastanza crederci. Il credere deve convertirsi in esperienza. Non devi parlare così, io penso, questo è quello in cui credo. No, puoi sederti e parlare dal tuo cuore. Se parli dal tuo cuore, quelli che sono veri ti sentiranno. E non convertiranno, non cambieranno ciò che hanno sentito nei loro cuori in cibo per la mente. Quindi non è importante se c'è ancora qualcosa dentro che si sente ancora un po' così, un po'... Ah, c'è ancora qualcosa. No, non te ne preoccupare. Come dico, ci sono macchie sulla Luna, ma non ha nessun effetto sulla sua luce. Non dare attenzione alle piccole cose. Ah, c'è ancora qualcosa qui. Non ci pensare. Metti la tua attenzione in ciò che ha la capacità di vedere tutte queste cose, e non ne è disturbato. Vai in fondo, vai fino in fondo, dentro. Non hai bisogno di nessun veicolo per arrivare lì. E guarda e basta. Guarda le tendenze, il riflesso di continuare a identificarti con il corpo-mente e ferma. Sii più distaccato in questo, meno passionale. E guarda con sobrietà e continua a confermare. Ma io sono nel posto che non si muove, i movimenti sono visti.
sono solo visti e non mi identifico. Nel momento in cui mi identifico, divento del loro stesso colore. Stai senza nessun colore. Percepisci tutto, ma nella tua neutralità. Vi dirò una cosa: se non ci fossero esseri qui, presenti qui, che sono destinati a risvegliarsi, non penso che questo incontro accadrebbe. Se non ci fosse nessuno in cui nel proprio cuore queste parole si sciolgono in completa unità. Is it you? Questo sei tu. Grazie. Thank you. Grazie. If there were not beings in this world, ci fossero esseri in questo mondo che hanno questa urgenza per la scoperta del sé per trovare Dio, non avrei voluto essere qui. Solo attraverso esseri ispirati alla verità. Tu sei come un albero che fornisce l'ossigeno per la vita degli esseri viventi. Perché il momento in cui la vita se ne va, questo show è terminato. Il tuo vero cuore è la luce di questo mondo. Non lasciare che la tua mente lo nasconda. Grazie. Benissimo. Thank you for today. Grazie per oggi. Qualcuno? Nel libro dell'Avaduta, leggo alcuni versi mentre si preparano, dice: non ho madre o padre o fratello,
non ho moglie o figlio o amico. Tu non hai nessun legame o non legame. Come allora puoi giustificare questa ansietà della mente? O mente, non c'è né il giorno della manifestazione né la notte della dissoluzione. La mia luce continua non sorge né cala. Come può uno che sinceramente crede che l'essenza forma, che l'esistenza senza forma è affetta dalla senza forma, non è né legata né unita, non ha esperienza di gioia né di dolore, non è l'universo né il non l'universo. In me non c'è impurità tipo come il legame, non c'è dolore fisico per me. Capisco che sono il sé, io sono l'unità, io sono vasto come lo spazio, come il cielo sopra. O mente, mia amica, qual è il bene di tanto parlare? O mente, mia amica, tutto questo è stato fatto abbastanza chiaro, ti ho detto quello che so essere vero. Tu sei l'ultima realtà, tu sei libero come lo spazio. Non ha importanza che un yogi muoia, non ha importanza come possa morire, lui diventerà assorbito nell'assoluto, come lo spazio al di fuori di una ciotola diventa parte dello spazio quando la ciotola verrà distrutta. Che lui muoia in un fiume santo o come un che sia conscio o non conscio durante la sua morte, viene assorbito nell'unità. Om Namah Shivaya. La ilaha illallah.
She came, I was looking for you. Thank you.